sei sei? Oh, sei sei? Svegliati, svegliati, sei sei, svegliati! Ma... Beh, ma sei sei, ma cosa stava sognando? No, lasciamo stare, straccione. Mamma mia, lasciamo perdere, figlio. Non ne voglio parlare. Incubi ci sono anche le belle cose. Eh sì, e quindi, come promesso nella preview dello straccione, recensiamo questa qua, la modella. La modella che non si sa che nome ha. No, vi abbiamo tratto in inganno, pensavate che facevamo la classica recensione. E vediamo alla invece, salute, certo, vediamo alla salute mammelle. Ma ha il doppio costume in basso è... Ma secondo me... Ma guardi, per me quella lì può indossare quel che vuole. Ma lo commenti, straccione. Ah beh, io non vedo l'ora di recensire. Guardi, allora, partiamo. Impatto estetico. Non mi stia basso, eh. No, beh, non mi stia basso perché... Stavo valutando tra il più infinito, cioè come perdersi... È tipo Gardaland questa, sì, qua, è una giostra. Però rapporto qualità-prezzo. Qui arriviamo in alto, anche perché materiali potrebbe esserci del silicone. Però c'è stato, tetta, c'è stato un a me una... sembra la tetta non troppo. No, è sembra naturale. Mi sembra naturale. Sembra naturale. Però, sembra non lo naturale. So, mai... Però c'è da dire una cosa, ragazzi. Magari. Ma posabilità è lì. Bisogna vedere se sta lì. O se bisogna vedere se è posabile, se sta o si dimena. O si dimena. Non so. Incazzatura. Trasformazione. Secondo me ti fa incazzare quando magari devi comprargli delle cose. Trasformazione brutta, perché se c'è la trasformazione. No, io spero che non ce l'abbia. La trasformazione è pericolosa. No, io spero che non ce l'abbia la trasformazione. Mi rovinerebbe tutto l'ambaradan. E poi dopo c'è anche l'incazzatura che può farla. Ecco, l'incazzatura può venire. Sì. Questa è una che pretende. Probabilmente sì, se vai fuori, che ne so, vai in un posto dove ti vendono un sacco di roba, rischi di uscire con il portafoglio abbastanza vuoto. Sì, ma ti fa anche in un altro modo, perché se no fa girare la testa. E c'hai i mosconi che girano. A parte che quando ti arriva a vedere Yaris, mi sa che mi fa così. E mi fa attender con la Yaris. Ma non è vero, che i soldi sotto un BMW. Ma guardi, c'è anche la prova di chi ha BMW. E dice che ha della roba buona? No. No, cioè che non c'è un cacchio. Ah, è vero, sì. Però rapporto qualità-prezzo potrebbe essere. È chiaro alto. È chiaro che ti porti a casa una robina bella. È che il giudizio finale però... giudizio finale. Posso far vedere il movimento che fa? Boh, giudizio finale è di quelli che fanno male. Che praticamente stai sotto i 30 secondi. Sì. Vabbè. Però adesso bando alle ciance e passando alle cose serie. Facciamo vedere qualcosa di bello davvero. Esatto, perché tanto qua noi non abbiamo niente che spartire con quella roba qua. Quindi, ragazzuoli, praticamente John, al posto di mandarci questa qua ci ha mandato questo pacco qua. E quel pacco qua cosa contiene? Ma chi lo contiene sa? Qualcosa di non male. Contiene il Godam della Post Plus. Grazie John, comunque. Grazie John. Thank you John, direi. Scatola molto molto bella e lo vediamo in tutta la sua possanza. Quello che
voglio cercare di fare anche lui, eh? Esattamente. E c'ha la panza. Questo è il robot con la panza. Quello che io cercherò di fare in questa recensione, che cercherò di fare qualcosa di un po' diverso, e partendo soprattutto da questa angolazione di, tra virgolette, semi-recensione, è quella di assaporarlo poco alla volta, anche e soprattutto nei suoi punti salienti, con qua il dottor Lobo e lo straccione, e soprattutto tutti voi che ci seguite da casa. Ora cercheremo, vediamo se riusciamo ad assaporarlo, perché le premesse di questo modello sembrano buone. Di un certo ci sono spessore. Aspettative molto alte per questo pezzo, e quindi vedremo se la Post Plus rispetterà queste aspettative molto elevate. Allora partiamo già da una cosa che a me mi fa assaporare un po' il discorso premium, ossia il sacchetto che c'è e che contiene la scatola, e quindi un segno di protezione dell'oggetto. Esatto. Ma quindi il sacchetto non è di John? No, è della Post-Plus. Sì, sì, sì. Assolutamente. Solitamente sì. Nei suoi prodotti... John non ci mette una mica. No. Ma questo comunque è anche la Good Smile Company. O anche fa il sacchetto? Sì. Sì, assolutamente sì. Anche la Fast Toy. Giusto per citare alcune marche che sono di un certo prestigio. Allora... Comunque, continua di... Meno male che a sto giro la scatola è arrivata perfetta. Buona. Molto... E apriamo. Il religioso silenzio qua. La calma. Con... Tenga. E vediamo che ci sono varie... Allora, istruzioni... E ci sono vari vassoio con le varie macchinine, dico A per 5, esatto. A cui poi diremo i nomi, esattamente, diremo... E da, comunque l'impatto non sembra male. Bello. Con questo un altro vassoio con gli scudi, cioè con gli scudi laterali, con i motori, con, vedete che possono assumere quella conformazione anche come i Dix, quindi apribili con la circuiteria interna, come i primi Dix, perché gli ultimi Dix hanno lasciato un po' di... Abbiamo un altro vassoio con altre parti, sì, sempre c'è, panza, c'è la panza lì e i copri mano. Poi abbiamo il vassoio con altre parti che coprono le pannellature e c'è anche il faccione. E il faccione con gli occhi sbarlusi. No, più che sbarlusi, in traslucenza. Ah. E poi vabbè, i vari coperchi di varie altre parti, e poi finalmente il vassoio grosso. Esatto. Che sembra anche abbastanza pesante. Questo merita, ma che bello. Merita di dopo quando sarà il momento. Quello è bellissimo però. Sì, però dopo quando sarà il momento. Adesso è il momento di cominciare a esaminare il modello senza le pannellature. Poi lo andremo ad esaminare con tutte le pannellature applicate. Però cercheremo di capirlo un attimino meglio e capire se abbiamo veramente di fronte un prodotto che può rivoluzionare anche questa tipologia di collezionismo. Quindi voi lo ritroverete, ve lo aprite e ve lo trovate con la circuiteria che si vede. Esatto. O almeno una parte. L'altra cosa che un pochettino stride, che non è proprio piacevole fino in fondo, è che è tutto a blister all'interno. Ah, ok, vabbè. Sapevo che l'avrebbe detto. E non era con sì, il... non c'è il polistirolo che contiene il robot. E che a noi collezionisti di vecchia data... Da un minimo fastidio, diciamo così. La mancanza del polistirolo, sì, certo, cioè che certo. Se ci fosse sarebbe sicuramente meglio. Adesso andiamo a togliere le varie plastichine, se non riscontro troppa difficoltà nel togliere le varie plastiche. Togliamo quella delle gambe, quella del braccio mi stava dando qualche problematica, cerchiamo, perché c'è anche un po' caldo, allora cerchiamo di non... di
non incazzarci già da subito. Da subito. Da me, via. Anche perché avendo appena fatto anche la seconda dose del vaccino, non è un bel lavoro. Poi dopo si trasforma, sensei. Dopo mi diventa un lupo mannaro. Ah, pensavo un gremlin. Aveva ragione anche lui ed era schiacciato. Abbiamo tolto finalmente tutte le plastichine del caso e del cazzo, che però ci salvano il nostro modello. Ma magari... le piacciono le plastichine? Sì, ah, sì, okay. Sì, cioè è un segno comunque di... Cioè ci vogliono? È un segno di... ci voglio, è comunque un segno di qualità, okay, di cura nel confezionamento, mm-hmm, e nel prodotto in sé. Bene. Allora, il modello è già abbastanza pesante. Cosa si può notare? Adesso lei straccione, non so se va a illuminare. Allora, l'esterno è praticamente totalmente in plastica, sono in metallo tutti i vari snodi, anche in queste parti. Qui c'è metallo in grossa abbondanza. Tutta la parte che noi palpeggiamo qua al tatto è tutta plastica invece, okay, però plastica ben rifinita. Allora, non so, vada a prendere i vari dettagli delle spalle, delle gambe, poi adesso le farò vedere anche alcuni particolari che non sono da poco, ad esempio come i piedoni che si aprono e si vede una colorazione anche dei pistoncini, si vede una certa cura anche nella colorazione all'interno delle mani, dove andremo ad applicare. Dietro vediamo che abbiamo un colore abbastanza monocolore di questo rame, che non c'è particolare dettaglio, però come vedete da dietro si vede ancora meglio gli snodi completamente in metallo, sì, come si vedono completamente in metallo anche questi snodi abbastanza possenti che poi vanno a terminare nella spalla. Vedo qua una macchietta. Può essere plastica. Che magari ha fatto un po' di umidità la plastica attaccata. Ah, può essere. E quindi ecco alcuni particolari che vi siamo andati a sviscerare. Molto bello anche il discorso dei reattori o comunque di queste turbine sui polpacci. Poi alcuni dettagli abbastanza carini è ad esempio il bavarolo. Questo bavarolo, se si rimuove, ecco qua, si può togliere completamente o alzare, che si vede da dove partono alcuni mezzi dei Go Whopper 5. Si può vedere anche la cabina di pilotaggio aprendo il testone. Beh, che spettacolo! Però ecco un sollevo, un piccolo appunto su questa cabina di pilota, che di per sé è fatta molto bene e con dei dettagli. Però se ci dicono, come c'è scritto anche nelle istruzioni, che il Godam è alto 30 metri, non c'è assolutamente proporzione in questa cabina. Dovrebbe essere più grosso. In che senso? Cioè i sedili dovrebbero essere più grossi, sì, perché sì, se un uomo, mettiamo di altezza 1,80 m, lo moltiplichiamo per circa 15 volte, non si ottiene questa dimensione. Ma in effetti anche nel cartone animato Godam sembra molto più grosso di 30 metri. No, beh, è 30 metri. Però c'è scritto anche nelle istruzioni. 30 metri. Allora, se partiamo da un presupposto che questo discorso, che io l'ho già fatto più di una possa volta, possa avere un senso, e delle dimensioni non ce l'ha. Esatto. Non ce l'ha perché stiamo parlando di qualcosa che non può essere realizzato e quindi stiamo parlando di super robot. E quindi il discorso super robot lascia un po' il tempo che trova, nel senso che è un'opera totalmente di fantasia senza nessuna ricerca, riferimento alla veridicità del funzionamento, perché sarebbe irreale. Esatto. Non stiamo parlando di real robot. Sì. Questo è un super robot. E quindi della Tatsunoko. Esatto. Questa è la sesta opera della Tatsunoko. Addirittura, bravo. Non lo sapevo. Sì.
È chiaro che è, allora è tra il serio e lo scanzonato. Godo sì, anche del ricordo sì, che io. Sì. È una storia molto molto leggera, sì, in sì. cui non ha né capo né coda, perché. Il leader però è femmina. Ecco, è la prima volta che viene utilizzato il leader femmina. È chiaro che poi il secondo, che è il maschietto, che insomma. Quello un po' più ganzo. Che se ne un po' intende. Poi alla fine raggiunge lo stesso livello della, anzi forse la supera anche come poi c'è l'intelligentone e poi dopo invece però in questo caso sovvertendo il discorso della figa che diciamo fa più da contorno che da leader sì. in questo caso qua ci mettono anche il ragazzotto bulletto però giovane e sì. che quindi lui soltanto per una questione anagrafica non poteva essere il leader, okay, perché lui sarebbe stato uno da, che quando magari raggiungeva i 18-20 anni sarebbe stato il leader del proprio gruppo, qua ce n'ha 10-12, okay. È bullo ma è, deve stare sotto i due capoccia. Sì, e poi sì. c'è il solito ragazzo un po' cicciuto. Beh sì, esatto, c'è l'intelligentone, c'è il cicciuto e poi c'è la mascotte che è il bimbino, il ragazzetto, esatto, che sono cinque elementi che abbastanza canonici ma con delle sue ricordano se non dico stupidaggini ricordano i cinque elementi dei Gatchaman presi in maniera molto più ironica, più scanzonata, però sì. è un plagio ai Gatchaman, stessa opera della Tatsunoko. Sì, è chiaro che Pretty Jane non ha lo stesso ruolo che ha il leader qua in certo, questo... ma infatti in maniera scanzonata. Qualcosina cambia. Poi c'è sempre Nanetto, c'è Cicciotto. Hanno utilizzato la stessa formula. Questo anche nel combattere a Five. Ah, sì. C'è un po'... stessa roba. Anche in Daltanius, anche se è formato da tre, che poi uno è un leone senziente, c'è comunque il Cicciotto che t'hanno beh, quello un po' sì, da dei ragazzotti certo. che li seguivano, le sì. loro mascotte. Comunque, dato che non vogliamo dilungarci troppo sulla storia, e comunque, giusto per dire che un minimo di conoscenza, il Godam è comunque tra virgolette un mezzo robot senziente certo. nel quale è stata riversata l'intelligenza o comunque la coscienza del professore che l'aveva inventato. Ariel, una cosa del... mi sembra Ariel. Aerol, professore Aerosol. Sì, una cosa del genere. Aerosol. Tra l'altro bellissimo, dice che questo professore qui sapeva che doveva morire, pertanto ha trasferito la sua coscienza nel robot, cioè già il fatto, cioè qui si è suicidato per trasferire la sua coscienza nel robot, si è suicidato, no? E ha creato questo robot che non si può definire carino ragazzo. No. È un robot dalle forme un po' strane. E chi assomiglia? Assomiglia al Super Robot 28? No. Ma a me ricorda più il Pegas. Bravo. Assomiglia al Pegas di soprattutto per via che è sempre Tatsunoko. È sempre Tatsunoko. Sì. Quindi non cioè tutto si cade torna, sempre lì. Tekkaman pertanto viene prima di Godam. Certo, okay. Tekkaman sì. è del 75, questo è del 76. Perfetto. Ora, poi cercheremo anche di capire un attimo gli snodi. Io nel palpeggiarlo in precedenza ho notato uno snodo un po' particolare, che ve lo voglio far vedere. Lo snodo un po' particolare, che adesso qui dobbiamo ancora mettere su tutto, è questo. C'è anche questo movimento sulla schiena che dà un movimento soltanto in avanti, in basso, cioè in avanti, in avanti la schiena, okay. non dall'altra parte, no, e neanche lateralmente, okay. Neanche in questo modo, ma solo, cioè non ruota neanche, no, ruotare, ah, ruotare ruota, ok, però fa questo movimento in chiaro che poi dopo gli snodi sono abbastanza sinceri e onesti. E un altro buon movimento, se non vado errato. Ho scoperto qualcosa intanto. Sì, può essere. È un altro buon movimento. Volevo farvi vedere, certo. Farvi vedere anche come si muovono i piedi in corrispondenza, ad esempio, cioè, vedete che è possibile dare un movimento quasi da Carla Fracci a questo o anche può assumere anche la classica posa da Iron Man anche se è un robot cicciuto, tozzo eccetera, ha comunque una buona posabilità giusto per mantenere fede anche al nome dell'azienda che si chiama Pose Plus. E quindi
secondo me, anche nel cartone animato comunque. Tra l'altro faccio notare che anche il movimento del braccio è fatto bene, no? Lateralmente, laterale, che girano le cose in maniera asimmetrica. Tutti questi fasce, diciamo, questi questi ovali, questi semicerchi, ognuno può avere un movimento più ampio rispetto a quello precedente, e quindi può avere, dare l'idea che tutto, come si dice, questa è la spalla, questo è l'avambraccio, tutto il braccio, il bicipite. Il bicipite è tutto posizionabile. Beh. E fa assumere un sacco di movimenti che altri modelli non possono avere. Ora lo rimettiamo un attimo a posto. E poi volevo, prima di mettere su i vari, mi devo fermare un attimo. No, ma per forza. Che volevo farvelo palpeggiare un secondo prima ancora di sì, giusto per farvi per cosa, la vostra impressione sul peso, sulla consistenza, oltre che la vediamo se ci assomiglia, assomiglia un po' Godam, sa che ci assomiglia. Io ci assomiglio di più a livello della panza. Panza anch'io, non scherza. No, sì. A livello di panza è un po' più vicino a me, però di muso... per me è carino ragazzo. Per lei comunque, nonostante abbia delle forme un po' che non si possono definire tondeggianti. Un po'. È squadratore, ma massiccione. Massiccione. Non è tondeggiante. No, è spigoloso. Beh, comunque c'è, dottor Lobo. Cioè, peso c'è. Sì, sì. No, ma a parte quello, uno può anche valutare da vicino la oggettiva qualità del... Ma è molto bello. Del questo è un gran pezzo. Del suddetto... adesso, quando sarà tutto pistolato, figa. Adesso vediamo con calma anche quel pacco. Questo è un signor pezzo. Fortuna che ogni tanto arrivano questi pezzi. Sì, che escono. Ogni tanto. Però è ancora presto, Per sbilanciarsi. Sì, secondo me sì, è ancora presto per sbilanciarsi. Va bene. Ci vediamo fra un anno secondo, esatto. Che ve lo... come, ve lo vestiamo. Esatto. Possiamo dire di questo pezzo, ragazzi? Pezzo come canzone o pezzo come... No, come robottone. Ragazzi, la canzone è bella. È tutto l'insieme che secondo me... Grazie ai Cavalieri del Re. Esattamente. Che rende giustizia al modello qui rappresentato della Post Plus con magnificenza e con... assoluta cura sì. E amore probabilmente per il soggetto stesso, sì. E forse amore anche per noi collezionisti, sì, un robot che non guarda all'estetica, alla come direbbe estetica, una persona che conosco, esatto. Ma guarda alla concretezza, alla concretezza. E poi ci sono quei soggetti brutti ma che piacciono, cioè, e lui è uno di questi. E già questa cosa l'avevamo apprezzata in una precedente uscita, sì, che magari adesso poi confronteremo, eccetera. Però volevo un attimino rimanere ancora a soffermarmi su questo modello che secondo me
guardate anche la cura con i quali, con questo display stand con il quale sono state fatte i 5 Go Upper, i 5 Go Upper, ossia i Go Upper 5. Tra l'altro rollano quasi anche le ruote. La cura del jet anfibio della fighetta, degli altri vari zucconi che nelle istruzioni poi sono spiegati soggetto per soggetto, che adesso cioè l'A-Plan che è questo, okay. Questo poi c'è il Jason Machine, okay, che è questo qui, la Turtle Tank che è che sarà quella lì, sì, questa qua col colore vero, sì, questo sì ok, che è quello del tipo secchione, no, è quello del ciccione, questo è quello del ciccione. Ah, cazzo. Poi c'è la Harry Marine, che è questa, dov'è? No, è questa qua, sì, dell'intelligentone. Dell'intelligentone. German. E poi e c'è Zucker. Yado Kariep, che è il granchio, che è ragazzino spaccaballe. Esatto, la mascotte. Esatto. Che sicuramente anche lui avrà i suoi momenti di gloria. Beh, sì, c'è una puntata in cui lui con questa macchinina qui deve scavare tutta la roccia per andare a liberare il tipo che è rimasto incagliato con la macchinina. Divertente, perché lui non, dice io non ce la faccio, non ce la faccio, ho paura, e continua a scavare. Che poi adesso, passando poi per quel passaggio lì, ad esempio, vieni dietro tutto, sì, notare anche Godam, il disegno che abbiamo, dove usciva praticamente il Godam, sì, comunque, che la parte della scatola inferiore. Esatto. Ed è una figata, sì, che ci funge anche da sfondo. Ora io, per farvi vedere anche alcune particolarità di questo modello che non ci smetterà mai di stupire, ad esempio noi possiamo andare a prendere i vari elementi, certo. Adesso ad esempio su questa spalla non ricordo, sulla spalla sinistra ci va questa qui, no, quella è la destra, 5. Sì, è vero, c'ha ragione. Ci va la 6. Il moscone. Il moscone. Ossia l'intelligentoide. Sì, Harry Marine. È un pesce quello. E sulla spalla 5 ci va invece la fighetta. La fighetta capo. Con l'Airplane. L'Airplane. E quindi volando probabilmente riesce anche ad adagiarsi sul. Sul pertugio della spalla. Poi andiamo a vedere un attimo sui piedi. Sui piedi, nel piede destro, ok, ci va il granchio. Ok, quindi ci avevo beccato come idea. Adesso io più o meno l'ho messo lì senza. Nel piede sinistro ci va quello. Chiaramente. Sì. Ecco, e qui c'è una contraddizione, però. La prossima La macchinina esce dal petto, che non è il leader, però è più veloce. Inizialmente non è il leader, però sappiamo che poi dopo anche questa cosa sarà sdoganata. Nell'arco di 36 puntate diventa non è proprio Me Too, dai, è un quasi Me Too. Beh, le ricordo che eravamo negli anni comunque 70, il maschilismo era un po' più dilagava rispetto. E vedete che qui adesso noi possiamo richiudere gli sportelli, facciamo rientrare cozza pif, prova a richiuderlo, no, però ci sta. Sì, diciamo che proprio spingendo questa quella qua, vola. Qua è stato molto aggressivo. Sì, ha voluto spingere. Ha spinto troppo. Esatto. Qua invece ci sta molto meglio. Sì. Forse magari non è messa bene di là. Perché è difficile che. Però la zucca. La zucca è quella. Il cabezon c'è, Facendo così comunque. E qua richiudiamo lo sportello. Va bene. E vediamo che Godam si richiude ed è nuovamente ben posizionato e a posto. Direi che la rappresentazione di Godam da parte della Post Plus è perfetta, magnifica. Anche vedete anche la postura
magari laterale, se spingiamo un po' più anche lateralmente, vedete che è, cioè, sì. Poi no, dietro, cioè, dietro ci sono i suoi, adesso ci sono i razzi, i siloni, per sì, secolare, sì, abbiamo anche applicato razzi, sì. Che tra l'altro se, bellissimi, se quando... uno poi può, li vuole togliere, diciamo, la copertura, vediamo che sono anche loro ben circuitati e, diciamo, colorati con un'ottima cura. Niente, poco da dire. Ci sono poche parole, quando un pezzo è fatto bene, è fantastico. È bello. Esattamente. Io l'altra cosa che vorrei vedere un attimo se si può fare, sì. Visto che per un pezzettone di questa qualità, sì. Si può tornare anche magari a fare la prova del trider. Ah, beh, sì, probabilmente sì. Possiamo provare. Ci fermiamo un attimo. Boh, prova del trider. Cioè, superata da 10, cioè non c'è. Abbiamo riesumato anche la prova del trider. Sì, era un po' che non la facevamo. Sì, anche perché ultimamente la prova del trider bisogna farla solo con i pezzi che meritano la prova del trider. Ma diciamo che anche perché la nave che della prova del trider ne ha subite tante. È praticamente sfasciata. Quindi... è completamente sfasciata. E, no, non, e oramai fa fatica anche a stare insieme. Non l'abbiamo fatta con lo zero. No. Vabbè. No. Anche perché, ripeto, purtroppo vedete anche qua che ho dovuto omettere la parte superiore, perché prima che perché si stacca e secondariamente perché non ci stava nella dimensione dell'altezza. Detto questo, con questa prova del trider superata con estrema facilità e agilità, penso che sia una delle prime volte che io darei tranquillamente 10 alla... anche perché grazie alle mani un po' drettone, lui ha queste mani normali, come si chiamavano quei guanti di da lana forno. I guanti da forno, sì, sì, guanti da forno anche, sì. Pensavo che dicesse tipo i guanti da miniera. Ma no, sai i bambini che hanno quei guanti che hanno soltanto... Okay. Un po' da sfortunati. Beh, sì. ecco qui. Allora, cioè, io veramente più lo guardo, più dico che è bello. L'altra cosa, vorrei fare una piccola comparazione, perché di Godam, commercialmente, non c'è tanto. E abbiamo poca roba, abbiamo soltanto una precedente uscita dell'Evolution Toys che abbiamo recensito, che vi facciamo vedere, esiste poi anche una versione super deformed, che sì. Però il Godam è un po' una caricatura di se stesso, sì. E quindi è un po' super deformed, e vediamo che comunque l'Evolution Toys non sfigura per forme e eccetera, è che è un po' più piccolo. Questo era uno degli Evolution Toys meglio riusciti, sì, in generale. E che in questo contesto io cedo, avendo questa versione del fino a poco tempo fa era di mia proprietà, sì. Questo Godam, e lo cedo allo straccione. Vero, manifesta superiorità di questo. Ah, quindi questo diventa un pezzo straccione. Dello straccione. Sì. Quando diventano dello straccione, diventano straccione. Sì, la cosa che mi dà un pochettino, tra virgolette, quella punta di fastidio è che l'Evolution Toys può assumere anche una seconda configurazione con le parti che ha dentro, che quindi io la potrei esporre in un'altra configurazione, quindi non è ancora detta ma in realtà c'è stato uno scambio, è già detta, ecco, ok. Cioè, non si può sempre tornare indietro, sì, però non sarebbe più un gesto vabbè, lodevole, ecco, da parte mia. E detto questo, comunque, cioè, ma Godam è sempre bello, cioè, sì, che è un modello che è brutto ma che riesce bene, sì. E quindi, boh, adesso qui vedete quello che è
l'Evolution Toys, che comunque anche lui può fare le varie funzioni, certo. Comunque le abbiamo già viste. Qui dentro metterò il linkino. Qui dentro c'è il cancherino. Sì, l'avevamo visto l'altra volta. E sicuramente ci sono anche i go-up, si apre anche da la terra. Comunque, sì. Vabbè. Questo è quanto. Ora abbiamo fatto una comparazione con il suo diciamo fratello maggiore, anche se più di dimensioni più vecchio, diciamo. Lo possiamo paragonare per capire anche le reali dimensioni con un super robot di una certa sostanza? Certo, dottor Lobo, se vuole Scarrelli quello lì. E diciamo che sono due robot anche proprio alle antipodi, cioè uno pensa alla sostanza e a mangiare della pasta asciutta, l'altro invece diciamo che pensa a essere sempre in forma, essere un po' figo, sono fisicato. E quindi vedete, però l'altro è tipo Bud Spencer. Bud Spencer e Terence Hill. Sì, però sa che Terence Hill, insomma, due schiaffoni probabilmente li avrebbe presi da... Era quello un po' più furbetto però Terence Hill. Sì, vabbè. E quindi vedete qui che secondo me c'è una giusta proporzione al di là delle dimensioni che dovrebbero essere, il Trident dovrebbe essere due volte più grosso. Sì, probabilmente. In una collezione questo Godan qua fa veramente una... Fa luce. Fa veramente... fa reparto da solo. Dove lo metti prende lui, è lui il protagonista. Esattamente sia. Ora. Dopo che lo pesiamo. Il Trider ha fatto la sua comparsata. Vediamo se il peso e la straccio bilancia sarà sincera oppure no. Ma 1246. Questo è un gigione. Un gigione oltre il gigione, un super gigione. Qui siamo veramente al peso di un DX o comunque con una dimensione inferiore per quel che riguarda l'altezza, non tanto la larghezza. La stazza c'è. Questo qui è un pilone che ferma le robe, cioè è una diga, diga. E ragazzi, qui ogni colpo è un colpo verso l'eccellenza. E si dice che comunque nella sua possanza, nella sua dimensione e nella sua anche cura e bellezza, questo Godam possa scalfire il trono di un altro soggetto che per bellezza non è secondo a nessuno. Attenzione. Oppala, ma cos'è? Ma chi è che ritorna fra di noi? Chi ritorna? Ritorna un personaggione. Un personaggione è un esempio. Che ha dato vita a tutto il 2020, ragazzi. Il 2020 è stato sull'onda di questo personaggio. E che in quanto a bellezza non è secondo a nessuno. Ah no, certo. È il ritorno di Adone. Contro Godamone. Sì. E non so, gli facciamo qualche domanda. Ce l'abbiamo qua. Come dicevo prima, si diceva che insomma Godam potesse, come bellezza, come impatto, come anche presenza. Prima facciamolo un saluto. Faccio un saluto, signor Adone. Come mai, soprattutto, grazie che ci è venuto a trovare e ci degni anche della sua parola, ecco. Ecco, caldo di cose sei io. Figo mica per le stagionate o per dei robot di cazzo. Io figo qua quando c'è la roba buona. Anche se io sono un grande fan dello straccione e credo che questi ultimi attacchi che gli vengono attribuiti siano completamente sbagliati, perché lui è ancora un grande straccione. Purtroppo soffre di bipolarità e quindi ce lo dobbiamo tenere un po' com'è. Io ringrazio. Ma guarda, c'è stato un plagio, questo è un grosso plagio. È che sei un po' di parte la cosa. Io ringrazio intanto uno come Adone che prende finalmente le mie difese. Ma perché secondo me è stato... È stato plagiato È stato promesso qualcosa. Non è che lei per caso ha fatto dei regali alla rava e alla fava, No, assolutamente. O gli ha regalato delle nuove... Girl. No, non è che stasera andate via insieme poi... Ma assolutamente no. Vabbè, io non ci credo. Comunque,
Comunque, quindi c'è gente che dice che Gotham sia un bel maschio, che è addirittura un bel robot maschio, addirittura più bello di Adone. Ma non so, lei cosa ne pensa, Adone? Soprattutto, ci dica. Ma io credo che chi dice queste cose sia veramente un fesso, perché io sono ancora il Jokokin più bello che esista al mondo, e lo possono confermare sia la Rama che la Fava. Però devo dire che a questo Gotham invidio molto la sua panza. Con una panza così mi sentirei veramente ancora più bello. Ha ragione. Perché lui comunque ha le forme un po' tondeggianti, ma non così spigolose e ma armoniose, cioè com'è, non lo so, una roba strana Gotham. Esatto, esattamente. Quindi grazie alla presenza ad Adone, di Adone, che Adone intanto viene a trovarsi. Sì, e quindi faccia un saluto a Adone agli amici di Potere Robot. Esattamente. Certo. Saluto tutti gli amici di Potere Robotico, saluto Dottor Robo, saluto il Don Ragione, saluto anche Sensei, e presto mi rivedrete quando ci sarà veramente dei robottoni ogivanti. Quindi, ciao a tutti. Cioè, se non c'è un robot ogivante, è un po', ma c'ha ragione. Beh, d'altronde un VIP si fa vedere. Perché è scomoda. Grazie, Adone, di averci. Grazie. Già adesso sembra che la modella iniziale. Già sembra che la modella iniziale sia andata via con Adone. Quindi noi tre siamo rimasti fregati come al solito. Ma lei, stazione, per prendersi i meriti, ha fatto qualcosa, ha promesso qualcosa. Secondo me sì, l'ha plagiato. Comunque, andiamo avanti. Abbiamo pesato, è arrivato Adone, abbiamo fatto la prova del trailer, abbiamo fatto vedere tutto quello che c'era da far vedere. A questo punto, vabbè, come poi, che naturalmente vedrete, avete già visto altre recensioni di questo soggetto qua, poi c'è anche Jimmy che insomma vuol brangognare su qualcosa. Ah, va bene, brangognerà. Ma sì, di che brangogni. Ste mosche. Dovrebbero separarsi anche gli arti per avere, per potersi fondere con i set che teoricamente usciranno in maniera aggiuntiva. La cosa a me piace, ma non piace allo stesso tempo, nel senso che se escono questi set aggiuntivi, che cosa te ne fai? Perché ti servirebbe un dummy centrale, perché se no tu prendi i set aggiuntivi ma non li usi a tubo. Ti servirebbe un altro Gotham. Ti servirebbe un altro Gotham. Probabilmente uscirà anche il set aggiuntivo più un robot. Quindi, o se no te ne compri due. O solo set aggiuntivi, fa male l'anno, o solo set aggiuntivi o set aggiuntivi più robot. Qui ti fanno vedere che gli arti si staccano e tu puoi metterci probabilmente le cose aggiuntive, però a quel punto lì, con meno dettagli, non sarebbe meglio che lui rimanesse, che non facevano quella cosa lì, e che ci fossero dei dammi centrali che si fondessero meglio, che sicuramente saranno super sdrenanti. Beh, chiaro. Quindi se non servono a un tubo per poterli agganciare, non so se li prenderò. Si vedrà. Sono un po' molto indeciso, perché ad esempio l'astronave aggiuntiva del Baxinger è un pezzo a parte, è un pezzo, ma fa casa per suo conto, sì, in tutti i modi. Qua invece è un po' più complicata la storia, ma prima di passare a quelle cose lì, di pensare a quelle cose lì che se mai usciranno, è molto presto, vi faccio vedere anche queste, chiamiamole, hanno un nome queste qua, non saprei, io le chiamo figurine. Sì, però non sono veramente sono dettagli che sono però presi anche proprio dalla serie animale. Card scene, vengono chiamate qui come card scene, e le potete applicare probabilmente o su questa, no, ce ne sono varie, perché ce ne dovrebbe essere più di una, no, allora queste qua piccoline vanno su queste cose qui. Perfetto. Che voi potete anche applicarle all'interno del vostro gigione, e applicate poi l'adesivo dove vi fa vedere la faccia del omino. Però secondo me ci sono anche qua vanno probabilmente, ci sono anche delle robe più grosse che magari noi abbiamo lisciato. Beh, qui ci sono queste,
queste, ma perché secondo me quelle sono già abbastanza rigide. Rigide di suo e vengono applicate. Voi vi fanno vedere tutte quelle scene del, cioè, le trovo un po' trash queste robe. Ma secondo me non c'hanno senso, però vabbè. Cioè, queste qui c'hanno già più senso se sono, le vedi all'interno, vedi dove c'è il maxi schermo, dove c'è il tipo che dice yeah. Queste qua all'esterno, ce n'era già basta di questo. Ma sì, te lo metti lì. Dici che cazzo è Gotham. L'unica cosa che si sente della mancanza è forse un display stand okay. Dove poter mettere, dove poter ficcare sopra il robot, perché alla fin fine non è che abbia bisogno di essere sostenuto. No. Sotto, nei piedi, c'è sempre questa sorta di plastica un po' gommata per non sfrisare il mobile che c'è sotto. Un po' di aggrappante. E un po' di aggrappante per il robot in sé stesso. Sì. E quindi ora è giunto finalmente il cosiddetto pagellone. Girelliamo? Esatto. Intanto mi fermo un attimo. La ripresa è giusta. Sì. Allora, impatto estetico. Ma io gli do 10. Qua c'è. Davvero? Sì, io gli do 10. Certo. Materiali, 9. Verniciatura, 9,5. Posabilità. Beh, ce n'è, Ce n'è, noi non lo abbiamo usato, se ti impegni riesci anche a metterlo con la gamba unica che dà il calcio. Sì. Accessori, hanno voluto fare di più forse di quello che si doveva fare e magari non hanno messo il display stand, hanno messo tutti questi adesivi qui, queste... Vabbè. Beh, però ci sono le 5 macchinine. No, quelle sì. Cioè, poi abbiamo anche lo sfondo, Sì, ma accessori, c'è la macchinina, c'è... No, l'accessorio è buono, io gli do un 8, però la trasformazione potrebbe anche farla, forse, ma non teoria, si sa. Però per il momento no. Esatto. Confezione. Beh, bella. Io gli do un 8. Mm-hmm. Secondo me la fa figura incazzatura. Allora, è un po' legnoso su certe cose, però vabbè, incazzatura da 4, dai. Ogività. Io gli do un 8. Mm-hmm. Sono d'accordo. Rapporto qualità-prezzo. Ecco, Allora. Adesso magari potrò andare in disaccordo su altre cose che ho detto in precedenza. Allora, vabbè, a parte che su Show Z lo trovate ancora a $399, ossia €350 spedito a casa. Ok. Che secondo me è un prezzo onesto. Ah. Secondo me. Mm-hmm. È chiaro che quando io l'ho prenotato, perché poi dopo i prezzi salgono, lo si poteva portare a casa un po' meno di €300. Mm. Che secondo me è ancora più onesto. Meglio. Lei li avrebbe spesi? Boh. Tanto oramai può anche dire di sì, anche se non lo farebbe. No, allora dico di sì, però non lo so. Si butterà fuori per Baldios, lei. Vabbè, lì dovrò farmi male, forse. Dovrò farmi male. Comunque io nel rapporto qualità-prezzo gli do un 6,5. 6,5. Ci siamo. Giudizio finale. Ok. Attenzione, one. Allora, state attenti. Io 10 non glielo do. Va bene. Ma non glielo do perché sono uno stronzo. Perché questo sarebbe un modello da 10. È un falso 9 questo. Questo è perché questo vorrebbe dire che se noi prendiamo il voto finale, io invece voglio farvi un po' di suspense. Perché 10 non se l'è beccato neanche Vultus. No. Vorrebbe dire che lui sarebbe il modello dell'anno 2021. Ecco. E che c'è molto vicino. Però siamo lontani da quella data. Esiste quella roba, dobbiamo. Esatto. Anche quindi, se siamo nei secondi. Nella seconda parte. No, siamo ancora nella prima e parte. E io per stronzaggine il 10 non glielo do. Siamo luglio. Ha ragione, allora siamo già nella seconda. Sì. Ho sbagliato. Quindi gli dà il 9,5. E anche questo, ragazzi, adesso voi partite, fate il click, lo prendete su Show Z. Perché questo bisogna averlo. Sì. Sì, qui siamo. Cioè, se qui... siete dei collezionisti pro. Ma anche se non lo siete, siete state cominciando. Ah, state cominciando. Ragazzi. Perché potete diventarlo poi pro. Non è che si nasce pro. Ah, beh, sì, certo. Sì, è quello che si può nascere con la mentalità pro.
Certo, certo. Che è diversa da... Qui, ragazzi, la Post Plus ha spaccato. Sì, sì. Cioè, siamo veramente... È anche più bello del Baikonur. Allora, bisognava averlo di fianco il Baikonur. Le gimmick che ha potrebbero renderlo superiore, ma ciò che secondo me lo rende un pelo superiore, a parte il soggetto, che sicuramente lo fa amare di più ai nostri amici, è il fatto che, ok, che è un po' più piccolo, ma il suo costo è inferiore. Sì. Quindi te lo rende più fruibile, più acquistabile per un pubblico più vasto. Vuoi perché come soggetto qua in Italia è più amato, sì, e vuoi perché secondo me ha un rapporto qualità superiore. Oltre al dettaglio dell'interno, cioè qui c'è stato uno sforzo di c'è stato uno sforzo enorme anche sul Baikonur, perché bisogna riconoscere. C'è da dire che dal Baikonur in avanti la Post Plus non ci sta deludendo. Per ora no, uscirà poi il Gao Gaigas, come sarà un'altra. Un altro pezzo da 90. E sul Breiger, che è sicuramente un pezzo più interessante per quel che riguarda la nostra infanzia, il sembra un filo inferiore il Breiger. Vedremo. Sì, forse sì, il fatto che la trasformazione che c'è è tutta combinata, non ci sono part forming. Non lo so cosa sia, però probabilmente dai idea di essere un filo inferiore. Non è brutto, però non c'è qualcosa che non quadra. Non finisce. Cioè, non finisce da prodotto di quella fascia. Mentre invece qua inizia e finisce con un prodotto di fascia altissima, cioè, molto bene. Qua la possiamo chiudere e vaffanculo. Ciao disagiati.